team che ha dato i natali alla saga Borderlands arriva Battleborn, prodotto su cui 2K sembra puntare parecchio. Il titolo si è presentato qui alle 3 in forma giocabile, dimostrandosi un ibrido fra uno sparatutto in prima persona e un MOBA. Nel gioco finale troveranno ovviamente spazio modalità competitive a squadre. Qui a Los Angeles però abbiamo potuto provare solamente una modalità co-op. Come dicevamo in apertura, il gioco mescola le dinamiche da first person shooter con quelle di un MOBA. La lista dei personaggi selezionabili quindi include tutti i cliché di questo genere. Troviamo i tank, gli healer o i personaggi di supporto. Ognuno scende in campo con una coppia di abilità che può utilizzare per supportare la squadra o per infliggere ingenti danni alle tonnellate di nemici che si riversano contro il team. Purtroppo a livello di gameplay Battleborn non ci ha convinto pienamente. Sia le sparatorie che gli attacchi corpo a corpo mancano di fisicità e ben presto l'azione si fa molto caotica e anche abbastanza derivativa. L'unico elemento veramente positivo sembra essere un colpo d'occhio che, grazie ad un ottimo cel shading, assomiglia a quello del già citato Borderlands. Tuttavia, a livello di character design, Battleborn fatica a proporre qualcosa di nuovo. Anche l'elenco delle abilità e dei poteri in dotazione ai personaggi non è molto originale e sembra che il titolo di 2K dovrà faticare molto per ritagliarsi uno spazio nel mercato, combattendo con concorrenti ben più agguerriti come l'eccezionale Overwatch di Blizzard.